Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo dono grande, l'apertura della nostra Chiesa e l'arrivo di Maria, nostra Madre. Per poter celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri. Grazie.
Dio, che i tuoi apostoli riuniti nel cenacolo con Maria Madre di Gesù hai donato lo Spirito Santo, concedi anche a noi per l'intercessione della Vergine di consacrarci pienamente al tuo servizio e annunziare con la parola e con l'esempio le grandi opere del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con un mantello della giustizia. Come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Parola di Dio. La mia anima esulta nel mio Dio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto a tutto, per me ogni potente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore. Per il loro servizio
per la loro funzione. Angelo sì, è il nome della missione, del servizio. Allora ogni angelo ha un nome in virtù del servizio che ha reso e che rende a Dio e agli uomini. Come noi possiamo chiamare Gabriele, Michele e Raffaele, con questi nomi che per noi sono nomi propri, ma in realtà significano le azioni che Dio compie. E visto che in questo mese sono diversi i nomi dei figli e delle figlie di questa nostra parrocchia, che hanno svolto un servizio in maniera ordinaria e in maniera straordinaria, perché noi potessimo arrivare a questo 13 maggio tanto atteso, mi è venuto da pensare che la più bella corona di angeli attorno a Maria siete stati proprio voi che avete pregato, lavorato, sudato e creduto per questa Chiesa. E allora, i nomi vostri, che nomi sono? Sono nomi che davanti a Dio e davanti alla nostra Chiesa non sono più dei nomi nostri semplicemente propri e personali, ma accanto al nome di ciascuno, davanti a Dio, c'è il piccolo servizio, il piccolo grande lavoro che ognuno di voi ha svolto per questa Chiesa e per Maria. Sì, accanto al nostro nome c'è questo tassello, perché quello che si è realizzato, quello che si è costruito, è una cosa grande, non soltanto per noi, ma anche per Dio. E allora se gli angeli sono coloro che hanno delle mansioni per Dio e per i fratelli e per gli uomini, noi possiamo dire che ognuno di voi col proprio servizio è stato un angelo, un servitore, un lavoratore per Dio e per i fratelli. Ma io mi sono posto nei panni di chi mi dovrebbe ascoltare, di chi mi ascolta, quindi di voi. E allora cercherò di rendere più facile possibile questa nostra soverchiana corona angelica. E cominciamo dall'esterno. Come non ricordare e lodare chi ha piantato fiori, chi ha zappato, chi ha innaffiato, chi ha pulito, chi ha tagliato l'erba, come non ringraziare i nostri fiorai, come non ringraziare il vivaio Magna Grecia. Come dimenticare tutto questo? Siamo all'esterno. Ma io per ogni angolo vorrei raccontare un aneddoto che riguarda una delle persone, e li ho scelte, quindi nessuno se la prende a male, ma alcuni li ho scelte. E per l'esterno io non lo vedo perché ho perso gli occhiali questa settimana, ma io per l'esterno ho scelto Fiore, il quale soccorso da ribaldi fermava le persone, cioè, quando andiamo a faticare la Chiesa. Vi sembra poco? Se ci spostiamo invece all'interno, io non avevo avvisato per le pulizie, ho solo mandato qualche messaggio. E beh, è vero che i telefoni funzionano e diventano rossi. Però come non ricordare le 52 donne che sabato 10 tra mattina e pomeriggio hanno pulito questa Chiesa. E pulito è una parola
che non replica, perché l'acqua era color cemento, tanto che era sporca, e che hanno lavato, pulito, sistemato, portato le sedie da una parte all'altra, accettato di essere comandato dal padre che diceva pulisci qua, vai lì, sposta di qui, vai a destra, vai a sinistra. E anche qui c'è un bel aneddoto, quando non soltanto si è messo a disposizione la propria forza, le proprie, come dire, la propria bravura, ma io ho assistito, non volente, a una gara di folletti, perché ognuno portava la sua scopa elettrica. Ed è stato anche simpatico questo, per quale motivo? Perché ognuno ha preso la sua casa per pulire la casa di Dio. Ancora. C'è poi chi ha avuto un compito anche abbastanza difficile, perché voi vedete la Chiesa, ma non avete visto dietro. E c'è chi ha pitturato, come i nostri statuari e altri volontari che si sono aggiunti. C'è chi ha montato un quadro, tende, lampadari. Ci sono persino persone che non potevano lasciare il lavoro e hanno pagato altre persone perché venissero a fare il loro servizio. E degli statuari dirò questo. Quando ho posto il problema di dover finire la parte dell'oratorio, la risposta unanime degli statuari è stata questa: che problema c'è? Andiamo poi a un'altra categoria di persone, che sono gli operai del trasporto, che in sole 3 ore hanno portato tutto all'occorrente per l'oratorio, perché i nostri bambini, i nostri ragazzi potessero avere le loro aule. Ma non hanno portato soltanto mobili, sedie e lavandine. Hanno portato addirittura l'olivo, che viene da Pedigliano. E questa è stata anche un'altra cosa simpatica, perché un sabato pomeriggio è arrivato Giovanni Mezzateste e Andrea con il loro camion con questo olivo alle 2 del pomeriggio, e abbiamo avuto un olivo piantato qui. Poi ci sono anche coloro che lavorano sempre, e penso alla nostra, a chi si occupa della sacrestia e che ha preparato tutte le celebrazioni, che non è stata una cosa semplice. E penso ad Antonio, a Mario, a Pietro, a Roberto. Ma poi anche in questo campo c'è chi ha dovuto dare molto tempo nella preparazione sempre della liturgia. Penso al coro, che riunisce i nostri ben 4 cori, che sono presenti: il coro delle 18:30 del sabato, il coro delle 8:30 del mattino, il coro delle 11 e il coro delle 10 a San Tommaso. Ben 4 cori. E si sono messi insieme, guidati da Raffaele. Li ringraziamo. Ma anche perché ci offrono un esempio visibile, ovvero che stando insieme facciamo qualcosa. Poi ringraziamo i ministranti e poi chi ha lavorato in questa nostra chiesa.
lo abbiamo già detto ieri, pensiamo, ma non soltanto perché hanno lavorato, perché io sono stressante al telefono, lo sapete, quindi se succede qualcosa chiamo alle 10 di sera, alle 11, e quindi devo ringraziare di questa disponibilità. Penso a Gianluca, penso a Gabriele, a Giancarlo, che ha dovuto spostare 2 o 3 volte quelle fioriere che alla fine sono state messe lì, perché dove le mettevano non mi piaceva, e c'è stata questa pazienza. Sono cose di famiglia, ma io sono, prima di essere un'istituzione, sono il padre di questa comunità, e ogni tanto qualche cosa di famiglia la devo pur dire. Ancora, penso di dover ringraziare anche soprattutto i giovani che si sono messi in gioco per partecipare a questa liturgia di ieri, ma anche i catechisti, l'Azione Cattolica, gli scout, il Progresso Parola, i ministri straordinari della comunione, poi la nostra casa di riposo, che ci ha dato un segno tangibile e bello della presenza degli anziani. Un ringraziamento particolare. Poi lo dobbiamo fare anche ai membri del Consiglio di Affari Economici che mi hanno sostenuto in questo periodo. Poi ieri avete ricevuto, chi ha potuto prendere un ricordino del giorno della dedicazione della Chiesa. Ringrazio quella mamma che si è messa a fare circa 900 ricordini. Ancora, ringrazio chi ha provveduto con tutti i doni e i benefattori per gli affreschi, ancora Angelo Claudio Franco per i banchi, e ringrazio anche i carabinieri, il capitano che è presente, perché nella diocesi di Lamezia Terme nessuna immagine mariana ha avuto questi onori. E ve lo dico da segretario del vescovo e da autorità competente del suo direttore ufficio liturgico. E infine, vi sembrerà strano, ma ringrazio anche per le lotterie che sono state pensate, e questo voglio dirlo, della signora Maria Barberio, che tutti conosciamo, a cui tutti vogliamo bene, e che dalla sua casa ha avuto il pensiero di mobilitare tante persone per aiutare per questa Chiesa. Non stiamo qui, come dire, a preferire ad uni ad altri, no? Però il bene che abbiamo vissuto, donato e realizzato deve essere fatto conoscere e portato avanti. Ringrazio ancora la Bettina perché ci ha fornito tutte le stampe. Ieri c'erano oltre 2000 persone nella nostra celebrazione, ma perché era stata fatta una campagna con i manifesti in tutta la vallata, fino quasi a Catanzaro. Questo è stato possibile perché ci sono stati offerti la manifesti alla Bettina. Grazie ancora, insieme alle stampe. Ringraziamo chi ha fatto dei dolci, chi ha organizzato l'infresco. Non so se ho dimenticato qualcuno. Il piccino a padrone del suolo. Non ho finito. Dei presenti mi sembra di aver elencato tutte le categorie degli angeli. Se ne ho scordato qualcuno, ne chiedo scusa. Logicamente si aggiungono anche coloro che hanno distribuito e raccolto le buste e che hanno dedicato tempo prezioso per questo, ma soprattutto li ringrazio per un motivo, perché sono stati accolti con gioia nelle nostre case e ringrazio perché tutto ciò che è stato raccolto con gioia. Non so
ma è la prima volta che mi capita che ci sia una raccolta dove la gente, perdonatemi il termine, sia contenta e desiderosa di dare. Non lo so se capiterà, e non so se capita altrove, a Solia è successo. Perché questa lunga lista? Perché nel nostro presente, allora, abbiamo fatto onore a chi ci ha preceduto. E in onore a chi ci ha preceduto nel costruire quelle bellissime chiese che sono quelle di San Giovanni e di San Michele, ma anche a chi ci ha preceduto rendendo possibile questo luogo. Quindi ricordiamo Donna Maria Cimini, che ha voluto fortemente una chiesa qui, per questo trovate il luogo. E ricordiamo Donna Tanna, che questa chiesa l'ha pensata. E purtroppo non ha potuto vederla ultimata ed è stato un suo dispiacere. Però adesso che la comunione dei santi, sappiamo che egli dal cielo prega con noi e per noi. Per tutti che siete qui e a tutti che siete figli di questa Chiesa, va il nostro grazie. E dopo 6 mesi che sono con voi, sono orgoglioso di poter dire di essere il vostro parroco. E dinanzi a tutto quello che voi avete fatto, mi sento davvero molto piccolo. Chiedo perdono, perché di fronte a tutto questo non sempre mi sono all'altezza, ma confido che il Signore farà crescere me e ci farà crescere insieme con Maria nostra madre. E allora cominciamo questa nostra nuova comunità sapendoci dire la parola più cara che ci sia: grazie che ci siamo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per nome della alleanza
Mistero della fede.
colpa di questo. Thank you.
preghiamo. Signore, che ci accolga la tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, che ci fa riconoscere il Figlio della Vergine, il Verbo fatto uomo, e per la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. E insieme cantiamo l'inno di ringraziamento, il Te Deum. Noi ti lodiamo, oh Dio, ti proclamiamo, Signore, insieme. Volendo Padre, tutta la terra ti adora, a te cantano gli angeli, non mi ricordo il nome preciso, Bullstrop, se non erro,
e poi abbiamo Antonio con Liberi TV. Ringraziamo anche per l'ultimo regalo della giornata di ieri, che perché è stata regalata pure la torta, e ringraziamo chi ha avuto questo pensiero e chi ieri notte ha lavorato per questo dono che ora vi faccio. E in conclusione ringrazio anche il signor sindaco che è qui, e senza voler entrare e tradire quelli che sono i rapporti istituzionali, ma devo riconoscere che Leonardo, quando c'era da mettere mano all'opera qui della Chiesa, ha avuto queste testuali parole: Don Roberto, tranquillo, soverino, risponderà. E di questo lo ringrazio personalmente. Sembrano cose scontate, ma non lo sono. E per tutti voi, poi ce ne saranno anche per chi non può essere qui questa sera, c'è questo ricordo che è un po' particolare. Ieri l'altare è stato pulito con dei bagni, e di questi bagni sono stati unti con olio santo. Questa tradizione nella Chiesa si fa due volte. Quando noi sacerdoti veniamo ordinati, le nostre madri preconfezionano un pezzo di lino, e con questo lino il vescovo asciuga le nostre mani. Il significato è che, come siamo intessuti nel grembo di una madre, così il nostro sacerdozio è avvolto da quella carne. E allora questo panno, che viene legato alle mani dei sacerdoti, poi gresca alla madre, perché poi di solito quando era la costruzione dei sacerdoti poi venivano mandati lontani, e il ricordo qual era? Era questo panno. E quando le madri morivano e venivano seppellite, sul loro volto veniva adagiato questo panno al ricordo di aver donato un figlio a Dio. Anche mia madre ce l'ha, e tutte le madri dei preti lo conservano. Allora abbiamo pensato che, visto che qui tutti, chi in un modo, chi in un altro, ma tutti abbiamo dato una mano, allora è stata confezionata questa immagine della Madonna, che è l'immagine nostra. Però di sopra vi è affisso questa reliquia, perché dire una reliquia è che ognuno di voi può prendere, portare a casa, tenere con sé, al ricordo di ciò che ha fatto, di ciò che ha donato. Ed è il pezzo di vino che è stato ritagliato, che è stato incollato. Lo custodiamo come un ricordo e come un giorno memorabile, e come un dono prezioso. Tutti possiamo venire a riceverlo. E vi ho fatto la premessa del lino dei sacerdoti per dire che cosa sacra abbiamo adesso nelle nostre case. È come se fosse un pezzo di quest'altare nelle nostre case. Ricevete la benedizione e poi, avvicinandovi in fila, lo potrete ricevere. Il Signore sia con voi. Spirito Santo.